sono appena tornata dal Lidl e ho fatto un po' di acquisti perché oggi era la settimana dell'orientale, del cibo orientale, e adesso facciamo un test di questi nuovi snack che ho comprato. Il primo che esco è questo qua, che è una barretta di sesamo, e si chiama Sesame Bar, e niente, la assaggiamo. Sa di sesamo, guardate che carina. Così gli do un morsetto ovviamente perché è troppo. È simile a quelle barrettine che si possono trovare nei bar, quelle piccoline così, fatte uguali, più piccole, e sono praticamente ricoperte di miele. L'unica cosa è che questa è un po' più dura perché è più spessa, però è buona. È sesamo con il miele, per me è buona come spuntino pomeridiano, e gli do un 8,5. Queste qui, che sono patatine, allora io le volevo al gambero, però erano finite, e quindi le ho prese al sweet chili. C'è di piccante. Allora, sembrano orecchiette di pasta giganti. Allora, sono buonissime. A queste gli do un 9,5. E sono leggermente, ma leggermente, leggermente piccanti alla fine. E hanno la consistenza molto, molto tenera, si scioglie in bocca, simile appunto alle nuvolette di gambero dei cinesi. Sono buonissime. Le barrette di prima le ho acquistate a 49 centesimi. Queste qua invece tipo a 1,20 euro, forse anche meno. 9,5. Ultimo, ma per me è il più bello. Cioè, ragazzi, i biscotti della fortuna. Cioè, io sono ossessionata da oroscopi e cose del genere. Quindi per me trovare in vendita i biscotti della fortuna, sono andata giù di testa, nel senso, li ho visti. Oh mio Dio. Sì, ok. Oddio, che carini, guardateli. Più piccolini, ok, ne casco uno. Questo. Allora, tanto è carinissimo. Io non li ho mai assaggiati, premetto, eh. Però ho sempre voluto farlo. Ok, si deve spezzare. E qua c'è il bigliettino. E c'è scritto. Ok, in due lingue, tedesco e inglese. After a long time of waiting, a wish is going to be fulfilled. Allora, dopo tanto tempo, dopo tanto, come posso dire? After a long time of waiting, dopo tanto, tanto aspettare, tanto, tanto tempo che aspettavi, un desiderio si esaudirà. Io sono in fissa. Ok, sentiamo questo. Vedi che buono. Sembra di quei biscotti che si mettono dentro il gelato per decorazione. Mi piacciono un casino. Allora, per questo gli do 10. Allora, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Vi mando tanti baci, lasciatemi un pollicino in su e un commentino sullo snack che secondo voi è più buono da provare. Mando tanti baci, al prossimo video. Ciao!